Domenico Arena, Med Trade Palermo, B2 quest'anno, tutto nuovo, ma siamo già pronti? Sì, siamo già pronti, per noi è una nuova avventura. Quest'anno ci stiamo appunto, scusate il gioco di parole, avventurando in questo campionato nazionale, ma che lo dovevamo alle nostre atlete, lo dovevamo alla società, lo dovevamo pure alla città di Palermo. Una nuova avventura, un'avventura emozionante, un'avventura che secondo me ci darà molte soddisfazioni, senza tralasciare appunto il nostro settore giovanile, che grazie al nostro settore giovanile quest'anno possiamo permetterci di affrontare il nostro primo campionato nazionale di Serie B. L'unica società a Palermo e al momento in Sicilia a spaziare tra l'indoor e il sitting. Sì, noi abbiamo creduto nel sitting 3 anni fa con il nostro responsabile tecnico del sitting Andrea Locasto, che grazie anche alla voglia matta di Linda Troiana di tornare in campo abbiamo attuato questo nuovo progetto e portato il sitting volley in Sicilia, dal quale ci auguriamo pure che altre realtà come noi possano appunto programmare e progettare questo tipo di attività di disciplina paraolimpica, perché è veramente una bellissima attività. Noi già la facciamo da 3 anni, abbiamo partecipato a 2 campionati nazionali, siamo arrivati lì alla qualificazione delle finali scudetto con la squadra maschile appunto la scorsa stagione, e mi auguro veramente tanto che altre società possano prendere spunto da noi e che anche la Sicilia possa essere protagonista in questa nuova disciplina della FIBA. Per tornare alla B2 e alla presentazione di questo pomeriggio, la prima ufficiale il 16 d'ottobre sarà già bella tosta con un amico della pallavolo siciliana. Sì, già iniziamo con un derby e soprattutto con degli amici, partendo dal loro allenatore Piero Maccarone, al loro dirigente generale Ciccio Scarpinato, che ormai ci conosciamo da anni, affrontandoci anche a livello giovanile. Appunto, sarà un piacere ritrovarli subito. Sarà tosta, loro già hanno qualche anno di esperienza in più rispetto a noi in questo campionato, però a noi le cose toste piacciono, va bene così, iniziamo subito e proviamo a cercare di tirare il meglio già dalla prima partita. Uniti sempre!